Una grande impresa, una grande vittoria, la quarta nelle ultime 5 partite contro una squadra nata e costruita per vincere il campionato, quindi meglio di così. Beh, direi di sì, una vittoria prestigiosa perché insomma contro la Cremonese, che è stata attrezzata come dicevi giustamente per vincere. Sul campo è stato difficilissimo perché battere questa Cremonese, avevo avvisato i ragazzi il sabato che sarebbe stata una partita di fatica, perché le qualità tecniche, il tasso tecnico della Cremonese si sanno, però insomma non sempre il risultato è scontato, per cui sono stati bravissimi i nostri giocatori nel non prendere gol nel primo tempo, riuscendo proprio a chiudere tutti gli spazi, e poi abbiamo costruito la vittoria su quelle due o tre giocate che ha fatto Braccaletti, e l'azione del gol è stata bellissima. Poi potevamo di sicuro arrotondare il punteggio e chiudere la partita, questo ci succede poche volte, e poi è ovvio che alla fine potevi anche per una palla, una spizzata, quello che avviene sempre, poter pareggiare la partita, però insomma fortunatamente l'abbiamo portata in porto. Grande difesa, grande Braccaletti, ma come sta Braccaletti adesso? Beh, adesso a far la conta degli infortunati ci penseremo domani mattina, però insomma qualche problemino per la partita di mercoledì ce l'avremo, perché penso a Turato, penso a Braccaletti, penso a Zomer, penso ai giocatori che insomma hanno qualche problema muscolare, che hanno tirato la carretta, per cui li valuteremo domani. Braccaletti è un valore aggiunto, lo si è visto per l'ennesima volta. Beh, Braccaletti è sempre stato un giocatore che ha sempre dato l'anima, è sempre stato un giocatore, è un giocatore di qualità, è ovvio che tenerlo a ritmi alti come oggi, come a Spezia, che nonostante la sconfitta è stato uno di quelli che ha lottato tutta la gara, e questo lo fa sempre, e è stato premiato direi giustamente con un gran gol. Tanti passi avanti compiuti, a questo punto quello che manca, come dicevi prima, è la capacità di chiudere le partite, perché 11 contro 9 le occasioni ci sono state, bisogna metterla dentro in quei casi. Beh, direi di sì, insomma io credo che insomma quando va in vantaggio è ovvio che ci concedono degli spazi e lì dobbiamo andare a chiuderle, perché poi ripeto per la 20ª volta poi un calcio d'angolo, tra l'altro la Cremonese è fortissima perché ha giocatori importanti, alti e forti colpitori, ha esperienza, per cui vanno chiuse. Mi piace rimarcare il fatto che Allievi, un giocatore che è rimasto fuori per parecchio tempo anche con i crampi, ha portato a conclusione una partita in modo esemplare, per cui gli faccio i complimenti, perché non era facile, però non avevo molti dubbi, perché è un ragazzo che si è sempre allenato nel modo migliore e oggi è stato premiato.